Ciao a tutti, bentornati nel canale. Sono davvero molto molto felice di tornare a filmare un video. Era 2 mesi che non toccavo la telecamera e davvero mi siete mancati tantissimo. Io vi ringrazio perché avete continuato a seguirmi anche se appunto non caricavo, se non sono stata molto molto presente, ma come vi avevo detto quest'estate volevo dedicarla ai miei bimbi. Fatemi sapere invece voi cosa avete fatto quest'estate, come state, se avete ricominciato a lavorare, ad andare a scuola, insomma, aggiornatemi, che sapete io ci tengo davvero tantissimo. Vi ringrazio anche per aver continuato a seguirmi su Instagram, che comunque sono stata decisamente più attiva che non sul canale YouTube, insomma. Niente, di novità, a partire da adesso ce ne saranno diverse. La prima, in assoluto è che chiuderò il blog. Purtroppo negli ultimi anni aprire un blog, tenere aperto un blog è diventato davvero impegnativo e poi ci sono diverse regole, diverse normative alla quale io non riesco davvero a stare dietro e rimanere aggiornata e quindi ho deciso di chiudere il blog. E trasferire tutto il contenuto del blog al momento, appena posto, insomma, un po' alla volta su Instagram. E questa appunto è la seconda novità di quest'anno. Quindi a partire da adesso, sotto le foto su Instagram, non ci saranno soltanto le mie foto, le mie immagini, ma ci sarà anche un post dedicato a qualcosa, insomma un misto, più o meno quello che c'era nel blog andrà a finire su Instagram, insomma. E poi volevo sapere da voi se potrebbe piacervi che io registrassi qualche video anche per Instagram Stories. Io ho fatto questo sondaggio su Instagram e in realtà ho notato che non vi interessa più di tanto, ma preferite che io continui a realizzare i video su YouTube piuttosto che su Instagram TV. Per me va benissimo. Il fatto di Instagram TV l'avevo pensato per realizzare dei video che vanno fuori dal canale, fuori dagli argomenti che ho sempre utilizzato per il canale. Ma vi rifaccio il sondaggio anche qui, quindi insomma fatemi sapere di qua dovrebbe essere. Rispondete al sondaggio e fatemi sapere se volete qualche video extra su IGTV che non riguardano appunto agli argomenti di YouTube, ma che sono argomenti diversi. Un'altra novità è l'orario e la pubblicazione dei video. E la durata dei video sono tutti i sondaggi che vi ho fatto durante l'estate e appunto mi sono adeguata alle vostre risposte, alle vostre esigenze, come è giusto che sia. E avete decisamente preferite le ricette di bellezza, le ricette di cucina, i progetti fai da te, e quindi questi ci saranno sempre nel canale perché comunque sono le mie passioni più grandi e non le toglierò appunto dal canale. E come orari per la pubblicazione, ci sono due orari che preferite, e uno è verso le 2, 2 e mezza e l'altro verso le 6, 6 e mezza, se non ricordo male, l'orario dovrebbe essere quello. E quindi dal momento che mi auguro di riuscire a pubblicare 2 video a settimana, uno lo pubblicherò alle 2 di pomeriggio e uno alle 6 di sera più o meno, ma poi vi aggiornerò sugli orari precisi. E poi dopo un periodo, insomma, di un paio di mesi, cercherò di capire qual è realmente l'orario che vi piace di più, anche in base, insomma, guardando come interagite con i video di un orario rispetto all'altro orario. E un'altra novità, non mi ricordo più, sapevo dovevo scrivermele. E niente, mi sembra di aver detto tutto. Vi ringrazio tantissimo per tutti i suggerimenti che mi avete dato per quanto riguarda i prossimi video. Sapete che in questi mesi ho fatto pausa, ma poi un po' alla volta andrò a recuperare tutto. Un'altra cosa che volevo dirvi riguardo i video è che mi sono resa conto che in estate faccio davvero pochi video e quindi nel mio canale ci sono davvero pochissimi video dedicati all'estate o comunque a questo periodo oppure al rientro a scuola e questo genere di cose qui. E siccome volevo che il mio canale fosse abbastanza completo per quanto riguarda tutti i 365 giorni l'anno, probabilmente qualche volta troverete pubblicato qualche video che non ha niente a che fare con la stagione in cui siamo, quel periodo in cui siamo. Quindi se
vi ritrovate un video fatto per esempio con le conchiglie ad ottobre, sapete che il motivo è questo, perché dal momento che in estate non riesco a pubblicarlo, a caricarlo, lo farò insomma in un altro periodo dell'anno. Tra l'altro, sto aspettando che mi arrivino dei pacchettini da Wish perché ho fatto un altro ordine da Wish e poi lo andremo a spacchettare insieme. Sono tante cosine carine, molto molto particolari, io spero che vi piacciono e molte di queste le utilizzeremo per realizzare altri video successivamente. Quindi, insomma, sto aspettando che mi arrivi tutto e poi vi mostrerò prima il video haul e poi le varie cosine, insomma, utilizzate un po' alla volta. Ah, ecco, ho trovato gli appunti che mi ero presa riguardante, insomma, le novità che ho pensato per l'utilizzo dei vari social. Adesso ve li spiego tutti bene bene. Ritorno un po' indietro con il discorso, ma è giusto per essere il più completa possibile. E per chiarirvi insomma bene un po' il tutto, dunque per i post, per il blog vi ho detto lo elimino e lo faremo insieme in uno dei prossimi video. Ci ho pensato davvero tanto, però alla fine ho preso questa decisione, ma vi parlerò tutto in quel video lì appunto dedicato al blog. Per quanto riguarda i post di Instagram, appunto ci saranno le ricette beauty, dei consigli, dei trucchetti, delle review, dei progettini DIY e ogni tanto potrebbe capitare che ci siano quei mini video di un minuto. Adesso non so bene perché comunque mi impiega davvero tanto tempo fare quei mini video da un minuto, quindi la mia idea è quella di farli poi, però in realtà non sono sicura che ci riuscirò. E Instagram appunto andrà a sostituire completamente il blog. Come vi dicevo prima, il blog andrà cancellato, ma tutti i post che ci sono nel blog pian piano li andrò a trasferire sotto i post di Instagram, appunto, quindi non cancellerò niente alla fine, cioè cancellerò il blog, ma non cancellerò i vari post perché li andrò a riscrivere appunto sotto le foto. Per quanto riguarda le stories, sto cercando di farle il più possibile, anche stamattina ho fatto qualcosina, poi mi sono bloccata, ma su Instagram Stories verrete aggiornati e lì vorrei fare dei mini vlog, diciamo, in cui passiamo insieme la giornata, quindi ogni tanto andiamo a fare qualcosina insieme. Poi ci saranno i sondaggi, quindi seguitemi su Instagram perché ci saranno tanti 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 sondaggi. Io li faccio anche su YouTube, ma su Instagram è più veloce, più rapido, quindi per me è più semplice. Anche vedere le risposte in realtà sono molto più rapide, quindi è tutto più veloce, quindi preferisco Instagram. E ci saranno le anteprime dei video, quindi anche lì se mi seguite scoprirete in anteprima cosa ci sarà su YouTube. E poi vorrei tanto pubblicare i vostri messaggi e le vostre foto, quindi quindi insomma i vostri messaggi vorrei pubblicarli su Instagram, sempre con il vostro permesso, e poi mi piacerebbe pubblicare le vostre foto con le mie ricette, con i miei consigli, insomma con tutto quello che ha a che fare il canale e Instagram ovviamente. Poi su YouTube innanzitutto ci sarà la nuova grafica, l'ho preparata durante l'estate, appunto, e quindi dopo questo video, insomma, caricherò le nuove grafiche sia su YouTube che su Instagram. Io sono davvero davvero felice. L'ho realizzate seguendo anche qui le vostre opinioni, i vostri consigli. E ho impiegato davvero tanto tanto tempo, ma volevo essere davvero molto sicura che mi piacesse, insomma, la nuova grafica. Spero che piaccia anche voi, fatemi sapere cosa ne pensate. Su YouTube vorrei aggiungere anche dei nuovi contenuti riguardante diverse categorie di età, diciamo, perché vorrei aggiungere anche delle nuove rubriche appunto dedicate ai più piccoli, quindi sia ai bambini piccoli piccoli, delle idee, dei consigli,
dei progettini fai da te da fare sia insieme a loro oppure dedicate a loro. E mi piacerebbe davvero tanto, anche perché nell'ultimo periodo ci sono tante amiche che hanno appunto dei bimbi piccoli e quindi questi video li ho pensati appunto per loro. Dall'altra parte vorrei realizzare anche dei video dedicati ai ragazzi e quindi tutta la categoria teens, perché comunque ho una figlia che di quell'età lì e quindi lei ha sempre un sacco di domande, un sacco di idee. Vorrei appunto realizzare qualche video dedicato proprio solo e completamente a loro, come per esempio il primo giorno di scuola, che per tantissimi ragazzi, se non per tutti probabilmente, è un momento molto molto delicato e per loro. Quindi se c'è qualche ragazzo che mi segua, fatemi sapere se avete bisogno, insomma, se avete piacere di vedere dei video appunto dedicati soltanto a voi. E su IGTV, che prima non mi veniva in mente di cosa parlare, volevo appunto dedicare i video di IGTV con argomenti che non c'entrano niente con il canale su YouTube, ma per esempio rispondere ai vostri commenti, oppure realizzare haul o spacchettamenti, oppure fare i video per quanto riguarda le collaborazioni, e poi non so, parlare di trucco e make-up, che sapete in questo canale parlo poco. Oppure chiacchierare un pochino o mostrarvi insomma i vari outfit, tutte cose, tutti argomenti che su YouTube non ho mai fatto. E niente, questo è tutto, il video è lunghissimo, spero di riuscire a tagliarlo il più possibile in modo da non essere sempre lunghissima a parlare un milione di ore di cose che probabilmente non interesserà a nessuno. Comunque fatemi sapere nei commenti tutto quello che pensate riguardo i nuovi cambiamenti. E ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere aggiornati ed essere avvisati ogni volta che esce un nuovo video. Lasciate un mi piace per sostenermi e lasciatemi anche un commento, insomma, con tutto quello che pensate, con quello che vi passa per la testa. E ricordatevi di dirmi come state e come avete passato l'estate. Un bacio, ciao!